Allora, sono successe un po' di cose e spero di riuscire a dirle in maniera molto sintetica ed efficace. Vediamo un po' se ce la farò, perché voglio dire tante cose che a volte ne viene meno mezza. Allora, io partirei in primis dall'ennesima non vittoria a parte Livorno, perché Livorno, per chi non lo sapesse, ma penso che lo sapete tutti, comunque ha pareggiato 1-1, beh, lo vedete anche dal titolo del video. Stavolta comunque va detto che il pareggio è stato meritato. Non per il gioco, perché il gioco comunque Livorno ormai è andato di fatto che gioca da schifo, ma bensì per la sfortuna e per decisioni arbitrali sbagliate. Ora non so se con le lights comunque vedrete il perché di queste decisioni sbagliate. Resta di fatto che se non avete visto appunto questi, diciamo, i replay di questa serie, guardate cosa è successo, soprattutto sul gol del Como. Insomma, resta di fatto che Livorno, appunto, come ho detto, pur non giocando in maniera brillante, perché comunque ha fatto delle, cioè, ha avuto delle disattenzioni importanti e un gioco veramente inguardabile, soprattutto a centrocampo, questa volta comunque non si meritava il pareggio, ma bensì di vincere, anche perché oltretutto è stato un po' più pericoloso del Como, soprattutto nel secondo tempo. E sta di fatto che parlando e facendo il riassunto della partita, è successo così. Allora, pronti via una partita, tra virgolette, cioè per quanto riguarda il primo tempo, abbastanza, diciamo, non dire divertente, però con qualche occasione, soprattutto a parte del Como. Insomma, che però vede finire il risultato sullo 0-0. Non succede niente di eclatante, classici, qualche occasione, qualche tiro, qualche colpo di testa che va sopra la traversa, questa si vede, niente di eclatante. Il secondo tempo inizia che dopo quasi 20 minuti, appunto, il Como azione d'attacco, diciamo una sorta di cross, perché comunque era non so se era un tiro, un cross, questa cosa lì. Insomma, un giocatore del Como tira, becca Pettinari, che è quello che è l'autore del gol, in fuorigioco, che devia il pallone, poi va in rete 1-0 Como. E questo è il discorso di scelta arbitrale in primis, sul fatto del condizionamento della partita da parte dell'arbitro. Insomma, 1-0 Como, Como va in vantaggio sul netto fuorigioco, addirittura i giocatori in fuorigioco non erano uno ma erano due. Insomma, dopo 1-0 Livorno però fa qualcosa e proprio con il nuovo entrato, insomma, con il nuovo acquisto, che fra l'altro è l'ex di turno, Borghese, che fra l'altro io ci metterei, tralasciando il gol, e direi che per ora, anche se ha fatto la partita, si è dimostrato un buon acquisto, perché magari perché è possente, c'ha tanto di fisico come difensore, è alto, magari va parecchio, spero di dire che non mi deluda almeno lui. Insomma, resta il fatto che Livorno sul calcio d'angolo riesce a trovare, appunto, con un colpo di testa di quest'ultimo, il gol del pareggio, che fra l'altro, come ho detto, ex del Como, un'esultanza particolare, perché evidentemente c'aveva, diciamo, una sorta di dentino avvelenato, ecco, nei confronti degli altri, nei confronti della sua ex squadra, che, come ho già detto, per la terza volta era il Como. Insomma, resta di fatto, dopo ciò, anzi già prima di ciò, il Livorno ha provato a fare qualcosa. Ha preso qualche palo, perché mi sono scordato di dirlo, che comunque, scusatemi, i due pali che ha preso il Livorno, uno è stato nel secondo tempo e uno nel primo, e quello che ha preso il Como è stato nel primo. Ecco, perché non mi veniva in mente la scena di Wanda se era stata questa serie di pali. Insomma, resta di fatto che dove ha fatto gol, Livorno ci prova, sfiora il gol con Aramu, però alla fine niente di che. La partita termina sull'1-1. Lo so, sono stato abbastanza superficiale e classici discorsi che non tornano, perché voglio dire talmente tante cose che appunto cerco di sintetizzare il tutto. Resta di fatto che, come ho già detto, Livorno stavolta, seppur non giocando in maniera brillante o perlomeno decente, perché, ripeto, ha giocato secondo me da schifo, perché il centrocampo, specialmente Luci, ha iniziato malissimo la gara e sì, ha migliorato un po' meglio, però non c'era sia Luci che il centrocampo. Il Livorno comunque si è reso più pericoloso appunto del Como, e fra l'altro ha preso gol in netto fuorigioco, perché magari poi lo faceva in un altro modo, però probabilmente se il Como non faceva i gol lì, non credo che ne potesse fare altri, perché soprattutto nel suo tempo il Como è stato quasi inesistente. E niente, il discorso di scelta arbitrale appunto si riferisce a questa azione lì, al gol del Como in primis, ma non solamente su questa, anche sui, sai, falli che ci sono che non vengono fischiati, o falli che non ci sono che vengono fischiati, cioè questa serie che poi guarda caso sempre quasi sempre a sfavore nostro. Insomma,
diciamo che la partita è stata condizionata stavolta parecchio dalle scelte arbitrali. E purtroppo per noi, ancora una volta, questa Savi non ci ha permesso di poter tornare, se mai torneremo, a fare 3 punti in una gara, perché qui in BB non ci si sorte. Insomma, quindi niente, questo era, ripeto, in maniera molto superficiale, molto tirata via, il riassunto della gara, e Fabio più però se è successo e il perché di quanto avevo detto all'inizio video, ovvero del discorso arbitrale e della sfortuna che era di finire soprattutto ai pali presi. E ora niente, ora volevo fare un discorsino sul su quello che è successo nel post partita e del perché è successo. Per chi non lo sapesse, a fine partita sono venute fuori sia sul sito e poi su, tramite registrazioni audio, no? Magari sarà qualcuno che l'ha sentita, l'ha registrato, sta CV, che Spinelli, e credo il suo figliolo, non per il cavolato, mi pare sia Roberto Spinelli, penso sia il suo figliolo, per meno qualcosa che ha che fare con lui, con la sua parentela, ecco, si è dimesso perché giustamente, anche se così però ci metti forse, non so cosa succederà e spero ci possa ripensare, in difficoltà, si è dimesso perché appunto ritiene scandaloso il discorso dell'arbitraggio. Non è riferito a questa partita lì, ma è riferito anche ad altri episodi. Lui è addirittura uscito a Pescara, cioè ovvero la partita precedente, e appunto per questo Savillo lui dice che è vergognoso e questo si è visto, non mi vogliono più, penso riferito sia alla FIGC e alla Lega, questo si è visto, me ne vado, insomma resta di fatto che Spinelli momentaneamente, ora non so cosa succederà in futuro, io sto parlando stamattina, ovvero il giorno dopo la partita, se non è ancora cambiato niente da ieri sera, Spinelli ha deciso di dimettersi e per questo si è visto, per il discorso arbitrale. Ora io dico, e qui metto la mia aggiunta, io sono d'accordo che tutte le cose siamo umani, poi comunque l'arbitro sicuramente sarà più difficile di quanto sembra farlo, questa serie, però alcune cose sono plateali e alcuni errori sono plateali. Il problema è che io sono fissato il calcio e anche quando riguarda le vorne mi gaiba interessarmi, no, su quelle altre squadre, però magari rimango aggiornato un po', sai, anche perché fai cazzo ne so il fantarcio e stasi lì, quindi devi anche rimanere aggiornato un po' sugli acquisti, vedi, va, e quando guardi magari o leggi i giornali o appunto guardi i programmi apposta sportivi, stasi lì vengono fuori anche discorsi di magari altre squadre di altri tra virgolette scandali arbitrali, stasi lì. In Serie B il fatto che un arbitro sbaglia non è una novità, e questo non lo dico io, lo dicono i fatti, addirittura lo dicono alcuni giornalisti stessi. Io quello che Dio, e questa parte voglio riferire non solo a Livorno ma in generale, perché c'è questo calo abnorme fra la validità degli arbitri di Serie A e Serie B, perché comunque sbagliano anche loro in Serie A ma molto molto meno, ma soprattutto io non voglio dire che mi incazzo perché c'è distacco, mi incazzo perché comunque ci mettono, con tutto il rispetto, che ripeto, sono umani, però dato che si possano, ormai il calcio è diventato la nostra quasi, tra virgolette, principale, no? Nella vita proprio degli italiani. E per quanto possa risultare sbagliata o giusta questa cosa lì, perché dovete metterci gente, diciamo, fino ad ora, no? Incompetente o che non sa fare così bene, no? Il proprio mestiere, fino al punto di scatenare questo putiferio. Cioè, cosa voglio dire? Siccome ormai si sa, il calcio, per quanto sbagliato sia, secondo me, perché già lo vedete anche con i sportivi, appunto, con i problemi sportivi parlano l'80% di arci e poi dell'antisport. Comunque il calcio è diventata nostra praticamente un fattore importante per la vita proprio degli italiani, perché per quanto riguarda i giornali sportivi italiani è così, per quanto possa sembrare giusto o sbagliato è così. Io dico, no, se te ci metti questi scandali qui, cioè ti metti degli arbitri incompetenti, automaticamente è logico che ne vengano fuori e se ne parla. E io dico, perché a posto di magari non farci, perché poi ci faranno la figura di merda anche la FIGC, quelli che decide di mandare questi arbitri qui, dico, perché al posto di far succedere questi scandali non fate una scelta un po' più accurata sulle ossa di tra i piedi, va? Perché poi oltretutto
c'è anche un discorso di tifosi che si incazzano, cioè magari alimentate anche la rabbia, c'era cioè proprio un misculo di cose. Quindi io dico, per quanto se mi dispiace dire, perché comunque capisco che siamo umani, si può sbagliare, però alcuni arbitri, l'arbitraggio, guardia, sono incompetenti in Serie B, la maggior parte sono incompetenti. Anche l'altra volta pareva che c'era Brescia-Cesena, Cesena-Brescia, non mi ricordo. Anche a fine partita è successo un casino, mi pare. Cioè, questo si vede. Quindi, per quanto il mio discorso sia molto banale e stupido, e tirato via anche questo, una cosa, fate una scelta più accurata. Fate una scelta, non so, più precisa su chi manda, su chi prende, chi deve, chi può arbitrare in Serie B. Io, so che è un discorso del cazzo, però la verità, io mi sono rotto i coglioni di vedere comunque, ma anche se se ne va a vincere, comunque di vedere che la mia squadra perda per decisione arbitrale, non una volta, ma svariate volte. E anche se andava a vincere, mi piacerebbe, anche se poi alla fine un po' ti va bene lo stesso, però mi piacerebbe vedere se mai se succede che Livorno vada a vincere immediatamente, no, perché magari cosa ne so, non ha nulla, non che fare gioco, per dire. Cioè, non è che non voglio guardare l'ossa dal punto di vista negativo e basta, lo metto anche dal punto di vista positivo, cioè nel caso di vittoria. È bello vincere senza imbrogliare, ecco, è bello vincere, o piuttosto bello no, però è meglio perdere meritatamente, ecco, non per scelte vitali sbagliate. Comunque, detto questo, sì, vabbè, scusa il telefono, vabbè. Detto questo, il video finisce qua. Sono stato lungo, sono stato noioso, discorsi del cazzo, tirato via. Io guardate, penso il video duri più o meno quanto ho scritto lì, quasi 12 minuti, quindi ho dovuto già, cioè tirando via siamo già 12 minuti. Mi dispiace se è molto superficiale il video, però è solamente per non annoiarvi. Resta di fatto che il Livorno, facendo l'ultimo, si è proprio reso conto di quanto è successo e bla bla bla. Allora, Livorno, finito 1-1, sotto certi punti di vista è tra virgolette giusto, soprattutto, anzi solamente dal punto di vista dei Joe, che abbia pareggiato. Per tutti gli altri, per tutti i discorsi di vitale sfortuna, è ingiusto, bisognava vincere. Poi Aldo si è dimesso, speriamo che ci ripensi, perché sennò siamo nella merda, che non so cosa succede. E tre, occhio a queste cose dell'arbitri, pensiamoci. Mi sto riferendo che solo guarderanno mai alla FIGC o chi di dovere sulle osse dell'arbitro, su chi manda, perché qui veramente fate incazzare tutti. Via, e ci vediamo al prossimo video. Scusate ancora, è stato molto superficiale. Ciao.